smettiamola di fare i paragoni con le altre squadre. Smettiamola di valutare le nostre azioni e quello che facciamo in base a quello che dicono gli altri. La mia vittoria, la grandezza della mia vittoria, l'importanza della mia vittoria non è data da quello che i tifosi avversari dicono, altrimenti ritorniamo agli scudettini, ritorniamo a farci prendere in giro dai discorsi da bar. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera, Juventini de mi corazon. How you doing? Come state? Oggi cambio location, no? Mi sono svegliato stamattina e ho detto andiamo a fare una passeggiata, no? Andiamo a sgranchire un po' le gambe, facciamo prendere aria al cervello, che è cosa sempre buona e giusta, eh? Che ogni tanto bisogna ricordarsi di fare, anche perché oggi partitone, partitone, stress. Stress e paranoia, ma il vostro Andrea stai calma da New York, come sempre, per portare un po' di calma e serenità. Intanto vi faccio fare un giretto per il mio quartierino di New York, che freschezza, c'è un bel sole, come vedete, quindi ottimismo e positività. Andiamo a giocare contro il Siviglia, la squadra più forte di sempre in Europa League. Non sono mai stati buttati fuori in semifinale, signori. Questa è una bella motivazione, no? Quando si dice c'è sempre una prima volta, chissà se toccherà a noi essere questa famosissima prima volta che ancora non è mai arrivata per il Siviglia. Siviglia che ha vinto la competizione 6 volte. Vi sto dicendo tutte cose che già sapete benissimo. Il Real Madrid dell'Europa League, il Real Madrid che ieri ha preso 4 pappini da un Manchester City che, signori, signori, lo vogliamo dire che questa è veramente una grande squadra. Tutte e due sono delle grandi squadre, però veramente ieri il Manchester City ha fatto una prestazione dal mio punto di vista eccellente, sia tatticamente che come prestazione fisica e tecnica. Sono i giocatori che sono proprio di un altro livello. Comunque, non siamo qui per parlare del Manchester City, ma era doveroso ricordare, visto che le similitudini sono tutte tra Siviglia e Real Madrid, come se fossero squadre impossibili da battere. Storicamente noi sappiamo qual è il nostro passato con Real Madrid, e cioè che soldi e paura mai avuti. Paura del Real non ne abbiamo mai avuta, anzi, io personalmente porto nel cuore, come penso tanti di voi, tantissimi ricordi, bei ricordi legati alle partite di Champions League con il Real. Di conseguenza, io dico senza paura, signori, a testa alta andiamo ad affrontare questo Siviglia, andiamo ad affrontare gli spagnoli, i tifosi. Hanno detto che lo stadio sarà talmente caldo, sarà talmente infernale che i giocatori della Juventus si pentiranno di aver scelto di fare i calciatori nella vita. Io personalmente, se fossi un calciatore della Juventus, mi motiverei semplicemente ascoltando queste parole o leggendo queste parole. Quando si dice che l'odore dei nemici, il rumore dei nemici fa sempre bene a costruire un po' di motivazione in più, io spero che i nostri ragazzi trovino questa motivazione anche nelle affermazioni che sono state fatte negli ultimi giorni per caricare il Siviglia. Anche un po' spavaldamente lo vogliamo dire, un po' spacconcelli questi spagnoli, però va bene, prendiamo tutto e facciamo i conti alla fine come sempre. Andiamo a giocare quelle che sono le predizioni di formazioni. Vedono un Kean titolare che a me personalmente piace molto, mi è piaciuto come è entrato l'ultima partita, mi è sembrato bello tonico, bello in forma, bello motivato
a fare una buona prestazione, a portare a casa il risultato. Quindi ben venga il nostro Mois, speriamo che sia una partita importante per lui. A centrocampo Fagioli, grazie a Dio, sembra dover cominciare dall'inizio. Per il resto formazione piuttosto incerta. I tre in difesa saranno quelli che ormai abbiamo visto che funzionano. Probabilmente Locatelli e Rabiot, Kostic a sinistra, il nostro Angel Di Maria e Chiesa eventualmente in panchina per gli ultimi 20 minuti, no? Per tenerselo come carta nella manica, come asso nella manica. Che dire, signori, andiamo a vincere perché è l'unica cosa che conta, è l'unica cosa che dobbiamo fare, è l'unica cosa che sappiamo fare. Andiamo a vincere, andiamo convinti di noi stessi e soprattutto, lasciatemi dire una cosa, smettiamola di fare i paragoni con le altre squadre. Smettiamola di valutare le nostre azioni e quello che facciamo in base a quello che dicono gli altri. La mia vittoria, la grandezza della mia vittoria, l'importanza della mia vittoria non è data da quello che i tifosi avversari dicono, altrimenti ritorniamo agli scudettini, ritorniamo a farci prendere in giro dai discorsi da bar, quando invece bisognerebbe essere lucidi, tenere sempre l'asticella alta e cercare di alzarla poco a poco e fare la gara, la competizione con noi stessi. Noi dobbiamo pensare a migliorare noi stessi, non fare paragoni con quello che nel passato abbiamo fatto male, cosa avremmo potuto fare meglio e come gli altri invece fanno meglio di noi. Queste sono debolezze che non ci devono appartenere perché ci allontanano dal focus sull'obiettivo, che invece è far ritornare la Juve vincente. Questo non si fa in un giorno, non è come FIFA o Football Manager. Questo è un processo in cui dobbiamo credere e che poco a poco, con pazienza, dobbiamo portare avanti anche noi tifosi dal punto di vista culturale. Quindi cominciamo ad essere un po' più sicuri di noi stessi. Andiamo a vincere questa partita, signori, perché sarebbe veramente un risultato importante. Io personalmente non riesco a pensare ad altro. Io non so come la vedete voi, ma personalmente credo che dopo aver vissuto una stagione del genere, dopo aver toccato praticamente il fondo e aver visto alcune delle peggiori Juventus mai schierate in campo da quando io sono tifoso, io penso che vincere quest'anno sarebbe una cosa straordinaria, una cosa spettacolare. E mi dispiace per quelli che vedono la Coppa UEFA, l'Europa League, come una coppetta secondaria, perché, come ripeto molto spesso, vincere non è mai facile, vincere non è mai banale e soprattutto se sei juventino sai che vincere è l'unica cosa che conta. Allo stesso tempo cerchiamo di goderci il percorso insieme, uniti e accaniti e belli passionali sempre per la nostra Juventus, signori. Io vi lascio con le solite tre regole e soprattutto forza Juve fino alla fine, questo non deve mancare mai. Stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.